luglio 2016. Siamo in Vallocana, appena sopra a Locana. Guardate che posto. Guardate che posto. Incredibile! C'è una strada a salire di qua che magnaia si niente a posto per andare. Che roba, è magnifica! Una roba che le. Dai, voiture, vai! Salisca! La prego, salisca! Guarda che roba! Cioè. Strada senza protezioni a valle! Se ne siamo accorti che non ce n'è di protezioni a valle. Ci arriviamo a questa diga che si chiama diga di ba. Telesio. Telesio. Ma sì. La diga del Telesio. Niente, siamo qui. Siamo a mille quanti? 1700. 1009. Siamo arrivati praticamente al parcheggio, noi centrale idroelettrica, andiamo su a vedere Telesio, la diga del Telesio. Qui c'è, siamo sotto la diga. No, aspetta un momento, sta bravo. Secondo me la strada prima o poi finisce, perché... Ci sarà il cartello, ben Argentina, fine un mondo. Ecco qua il parcheggio. Oh, qua non siamo neanche soli. Per cui parcheggiamo adesso l'imbarazzo della scelta. Dove ci mettiamo? Lì o lì? A dopo. Diga di Telesio. Insomma, là sopra c'è il rifugio, là, lì è proprio quattro passi, poi vediamo. Siamo sopra la diga, la diga, e manca un sacco d'acqua in sta diga. Dove arriva la funivia ci sono, magari hanno tentato di fare, non lo so, chissà io che cos'è, boh. Qua. Qui c'è lo scolo del troppo pieno qua, che adesso è troppo vuoto, dai, là sopra il rifugio, adesso andremo su. Ho paura che ci sono, avremo sul sentiero che va su, avremo da farsi rompere i maroni da tutte quelle pecore. Là, dall'altra parte della montagna c'è un altro lago artificiale. Quella è la condotta che incanala l'acqua dal lago artificiale che c'è dall'altra parte, che non so come si chiama, e la porta qua per non costruire due centrali idroelettriche, ne ha fatta una sola e via. Qui tutti questi graniti levigati dai ghiacciai, bel nevaio. Adesso troveremo sul sentiero pecore, che cazzo facciamo a passare? Siamo a spicciacchi in baga sui Bero. Vabbè. Sono solo più uno straccio, ho fatto quattro passi, sono già bella morta, mamma mia, vista da mezza costa della diga. Adesso abbiamo delle pecore davanti. Mi giro la testa, si vede che non siamo a posto con la pressione. Fantastico.
stupendo. Adesso appena scolliniamo ci vediamo. La diga vista dall'alto, uno spettacolo. Abbiamo scollinato, eccoci al rifugio, suo tetto giallo. C'è la teleferica loro, qui un papà, ticata la mamma. Eccoci arrivati al rifugio. Guarda che la balconata da là, tu la bevi una volta. Lasciato il rifugio, saliamo, non so ancora fin dove andremo perché la giornata, meteo parlando, si sta guastando. Qui il torrente ha scavato il suo canyon che va a sboccare in una bella cascata sopra al lago. Adesso andiamo su di qua. Adesso gli interventi rari precisi non li so perché non abbiamo guardato le cartine, ma facciamo una cosa abbastanza leggera oggi. Una cosa abbastanza leggera. 72 ore consecutive. La montagna è sempre una cosa spettacolare. Eccolo là, le pecore che vanno su. Guarda che vista del lago, fantastica. Formidabile. Lo scivolo glaciale. Sempre un piacere. Eccolo le pecore. Si è aperto un po' di luce sullo sfondo con queste nuvole, ci sono dei colori formidabili. Toboga. Che stanchezza, giro la testa come un window. Chi saranno quelle pecore? Ma sono curioso di vedere. Siamo quelle del colle. Io mi fermo prima, ci fermiamo prima perché mi sono andato a sciupare. Sono esploso. Il colle è 2989. Qui saremo a 2,7, 2,8. Mancano 2,8. 2,8 più o meno. Niente, il cielo si sta di nuovo chiudendo, si era aperto bene. C'è della gente che sale, qualcuno è sceso, un inglese. Adesso mangiamo qualcosa, i nostri panini e via. Ciao Dem. Cazzo, ho messo gli occhiali. Colle di Sciama? Dei Becchi. Colle dei Becchi. Torbiera. Eccolo lì. Piccola, ma sempre una torbiera, eh. I nuvoloni vanno e vengono. Piove, scendi. Ma eccoci arrivati al rifugio di nuovo, proprio appena in tempo. Appena in tempo. Siamo al rifugio dopo l'acquazzone. Lasciamo il rifugio dopo l'acquazzone. Era tutto nebbia un attimo fa,
si è aperto, ma che spettacolo. E anche oggi possiamo dire, nonostante tutto, è stato un successo. Dai, torneremo in questa valle che è bella, bella, bella. Oh, 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 oh. Porca miseria, guarda che acqua. Piove. Temporale. Da bestia. Mamma mia. Ma che roba. Ti fa un Schumacher, eh? Guarda, guarda che Schumacher. Schumacher. C'è un'acqua lì, non riuscivo neanche più a stare in strada. Guarda bene l'acqua. Va bene, dai. Finisce così la giornata. Alla prossima, ciao.